Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Nella più bella di tutte le preghiere, Gesù Cristo ci insegna come conviene pregare per ricevere il nostro pane quotidiano. Purtroppo, nelle condizioni in cui ci troviamo ai giorni nostri, non è questo pane quotidiano che ci è offerto. La nostra civiltà ha raggiunto un grado di complessità tale che implica la conservazione a freddo degli alimenti o con altri sistemi deplorevoli, per cui, in genere, i cibi, invece di nutrire il corpo come dovrebbero fare, lo impoveriscono e preparano il terreno per ogni sorta di malattia. Non basta qualificare come indigesti solo la maggior parte degli alimenti che vengono serviti in molti ristoranti. Anche in casa nostra, quello che viene messo in tavola per nutrirci e sostenerci ha scarso valore nutritivo. Se ne maschera la deficienza con diversi condimenti gradevoli, in quanto cerchiamo di lusingare il palato invece di dare al corpo il nutrimento di cui necessita. D'altro canto, è anche innegabile che certe persone che si piccano di cucinare secondo le norme scientifiche e si proclamano vegetariane, dimostrano di essere intransigenti sul modo di servire gli alimenti. Sembra ignorino totalmente il fatto che il cibo può essere gradito al palato e contemporaneamente nutriente ed appetibile, e che non vi è nulla di incompatibile tra il valore dei prodotti alimentari e il fatto che essi abbiano un sapore gradevole. A dire il vero, per rispondere alle nostre necessità, occorre che i cibi preparati presentino un aspetto invitante, abbiano un sapore gradevole e rispondano ai nostri gusti. Ci è stato dato il senso del gusto, affinché si possa apprezzare il cibo e lo si gradisca, perché tale soddisfazione è indice di buona assimilazione. Gli alimenti che presentano queste qualità ci sono molto utili, mentre un cibo in sapore non viene facilmente assimilato e quindi offre scarso valore nutritivo. Non si perda di vista che non è la quantità di cibo che ingeriamo ciò che conta, ma quello che assimiliamo. Persone male informate al riguardo si immaginano che gli alimenti contenenti amidi, come piselli, fagioli, eccetera, possano sostituire la carne. È esatto che i fagioli contengono più proteine della bistecca, però tali proteine sono assimilate meno facilmente di quelle della carne animale. Tali cibi contengono molte scorie e molto acido urico. Quindi occorre tener presente questo particolare. Se non controbilanciamo la loro azione mangiando molti ortaggi freschi, si otterranno inevitabilmente dei risultati disastrosi. Inoltre, è bene ricordare che non si devono mangiare ortaggi freschi e legumi contemporaneamente, nello stesso pasto. Vi sono persone che hanno abbandonato il regime carneo e si nutrono soprattutto di pane e di alimenti analoghi. In tal caso si indeboliscono e diventano anemiche. In realtà si alimentano in modo insufficiente. Un regime ragionevole deve essere ben equilibrato sotto ogni aspetto. Dobbiamo studiare noi stessi il regime che conviene meglio al nostro temperamento e al nostro genere di vita e adesso uniformarci. È il mezzo più sicuro per ottenere un buon risultato. Il regime alimentare, come la salute, è cosa individuale. Non si può stabilire nessun menù tipo. Tuttavia, possiamo affermare con certezza che più riusciremo a fare a meno della carne, più ne guadagneremo in salute. Ma
Se desideriamo assolutamente fare a meno della carne, è necessario studiare la tabella che indica i valori nutritivi di ogni alimento. In tal modo saremo sicuri di ingerire, con le verdure che sceglieremo, la quantità sufficiente di proteine. Se ci si accontenta di mangiare le verdure, che di solito sono di contorno alla carne, eliminando quest'ultima, rischieremo di morire lentamente di fame. Abbiamo bisogno di fagioli, di piselli, di frutta oleosa e di altri alimenti ricchi di proteine per sostituire la carne, se vogliamo mantenerci in buona salute.